No, è curioso, tutti si domandano perché queste 10 banche. Perché sono banche di amici degli amici, l'avete sempre fatta da quando Fassino urlava. Abbiamo una banca, urlava Fassino, adesso magari hanno messo le mani su qualche altra banca, fino a 10, soliti amici degli amici, la Banca Etruria, ma in che paese siamo? Dove il padre del ministro per i rapporti del Parlamento è il vicepresidente di una di queste banche che avranno un favore, hanno già avuto un favore importante, il ministro è piccolo azionista e l'altro fratello è dipendente. Ma che razza di paese è questo? Se l'avesse fatta Berlusconi una manovra del genere avreste occupato le commissioni. Ecco, placali Rosato, placali. Vergognatevi, tutto per mantenere un posto di lavoro, una poltrona a 14.000 euro al Onorevole, mese. si rivolga alla Ingoiate tutte Presidenza. queste schifezze, ingoiate roba che neanche in Forza Italia hanno ingoiato. Paradossalmente hanno avuto più dignità loro, non difendevano le porcate con le supercazzole vostre. Siete una vergogna, difendete gli interessi delle banche solo per quel posto di lavoro, non avete un briciolo di coscienza. Pensate se un ministro di Berlusconi che avrebbe fatto Ezio Mauro, Scalfari, che avrebbero fatto? Circondato il Parlamento, tutti zitti perché lo fa la sinistra e la sinistra si sente ontologicamente superiore degli altri Colleghi, lasciate cittadini. concludere. Questa è la verità. Siete Lei si rivolga vergognosi alla e Presidenza, quando ve onorevole ne Di andate Battista. dimostrate che abbiamo ragione, Onorevole abbiamo il Di Battista, coraggio si di rivolga alla farvi queste Presidenza. denunce. Siete vergognosi, grazie Presidente, grazie.